Benvenuti su Rome Tokyo One Way, sono Claudia. Oggi il video riguarda il Teru Teru Bosu, le sue origini e alcune curiosità, e vorrei specificare che è il primo video di una nuova playlist chiamata Leggende urbane, miti, yokai, storie del terrore giapponesi. E mentre stavo, quando ho raccolto tutto il materiale per fare il video, perché non ho trovato molto in italiano su YouTube, ho notato che è uscito il video di Sebastiano Serafini, che vi lascio in descrizione per vedere come si costruisce questo, come si fabbrica, diciamo, questo Teru Teru Bosu. E ecco, quindi cioè, sembra un po' un plagio, però è capitato. Allora, il Teru Teru Bosu, per chi non lo conoscesse, è questo pupazzetto qui che avete visto anche nella thumbnail. Eccolo qua. Un po' di problemi tecnici. Eccolo qua. Allora, questo l'ho fatto io, l'ho fatto male, scusatemi, perché non trovavo le cose che mi servivano, visto che mio marito ha spostato tutto in questa casa, non si trova più niente, ed è venuto un po' osceno, però diciamo in sostanza il Teru Teru Bosu sono queste bamboline, questi pupazzetti che rappresentano, dovrebbero rappresentare un monaco, che nelle giornate di pioggia si attaccano alle finestre o fuori affinché questo monaco faccia tornare il tempo sereno. Allora, la storia del Teru Teru Bosu sembra che sia arrivata in Giappone dalla Cina. E qui non so perché alcuni dicono in periodo Heian, cioè dal 794 al 1185, oppure altri in periodo Edo, che va dal 1603 al 1867. Allora, il Teru Teru Bozu che abbiamo qui in Giappone differisce dalla storia cinese, anche se poi ha le stesse, diciamo, funzionalità. La storia cinese racconta che in antichità, a causa delle grandi piogge, perché sapete, no, abbiamo la stagione delle piogge qui in Giappone, e pioveva così tanto che la gente era molto preoccupata per i raccolti, per la sicurezza, per il lavoro, eccetera, eccetera. E quindi tutti si lamentavano della pioggia, e a un certo punto dal cielo si sente la voce di una divinità che chiede appunto perché si stessero lamentando così, e sentita la spiegazione e anche la preghiera di questi uomini affinché tornasse il sereno, disse: allora, se mi date in moglie questa ragazza, indica una bella ragazza del villaggio, dice, io farò tornare il sereno. E la gente rimase un po' scossa e non, cioè, da una parte avevano bisogno che tornasse il sereno, dall'altra parte però, insomma, richiedere il sacrificio di una persona è un po', soprattutto poi in un villaggio, no, dove tutti si conoscono, eccetera. E questa ragazza volontariamente si è sacrificata e ha detto: no, andrò in sposa a questa divinità. Quindi quando la offrono appunto ad essa, succede che arriva un sacco di vento, porta via tutte le nuvole, porta via la pioggia e nel contempo porta via la ragazza. Da lì sembra, perché io sulle cose cinesi non sono specializzata,
Sembra che anche in Cina, come si fa qui con il teru teru bosu, si abbia l'usanza di appendere alle finestre o fuori la sagoma di una donna affinché appunto torni il sole. E questa donna viene definita colei che spazza via le nuvole o colei che porta il bel tempo. Allora, in Giappone, invece, la storia vuole che, come accaduto in Cina, anche qui pioveva, pioveva, pioveva ed erano tutti estremamente preoccupati per i raccolti, e che esondasse il fiume e allagasse tutto il villaggio. Quindi il signore feudale di quelle terre, anche lui era molto preoccupato. A questo punto si presentò da lui un monaco famoso, che gli disse: "Vedrai che io, recitando i sutra buddhisti, riuscirò a convincere la divinità a portar via le nuvole." Lui prega, prega, prega davanti a questo signore feudale, e tuttavia la pioggia non cessa. Questo signore feudale chiaramente dice: "Beh, come mai?" Cioè, beh, effettivamente la pioggia è forte, molto forte, dura da tanto. Dice: "Si vede che non sono bastate le mie preghiere." Dice: "Pregherò ancora e vedrà che domani il tempo sarà bello." Quindi il monaco procede a leggere altri sutra, a recitare altri sutra, eccetera. Però il giorno dopo il signore feudale si sveglia, vede che continua a piovere, chiama il monaco e gli dice: "Tu sei venuto qui a dirmi che avresti portato il bel tempo, tu, e io, se tu fossi stato in grado di farlo, ti avrei dato chiaramente una ricompensa per questo. Tuttavia, il tuo intervento non è servito a nulla e quindi ti condanno alla pena di morte per decapitazione." Una volta decapitato il monaco, il signore feudale disse: "Adesso prendete la testa, la avvolgete in un panno bianco e la appendete fuori, avvolta appunto da questo panno, in modo tale che non si vedesse, insomma." E come fecero questo, il cielo si aprì e tornò il sole. Quindi questo è un po' la rappresentazione, no? Infatti qui vedete c'è solo la testina, sotto è vuoto. Allora, in Giappone io ultimamente non li ho mai visti, devo dire. Dall'ultima volta che sono arrivata qui in poi non li ho mai visti. Non so se mi è capitato forse una volta nei viaggi precedenti o nei soggiorni precedenti. E adesso può essere che poi in altre regioni o in altre città siano più usati, sono quelle cose che magari, ecco, cambiano da prefettura a prefettura, e anche col tempo alcune tradizioni poi dopo magari si vanno a perdere, non so. Ad ogni modo, c'è anche una canzoncina su questo Teru Teru Bosu, che è stata fatta nel 1921. Scusatemi, io qui avevo già caricato tutto su YouTube, il computer ultimamente mi dà dei problemi e devo cercare di recuperare il video perché alcune parti non si sentivano, sperando che vada bene quest'altra volta. Scusatemi veramente, ho paura che prima o poi questo computer andrà buttato. Ad ogni modo, quindi questa prima
edizione della canzone, quando è stata scritta, diciamo, aveva nel 1921 aveva quattro strofe, non so se si possono definire così, insomma, erano quattro pezzi. E il primo pezzo diceva: Teru teru bozu, porta appunto il cielo sereno, altrimenti se domani pioverà, guarderemo il cielo e tutti noi piangeremo. Questa prima strofa è stata cancellata e non si sa il perché, e sembra perché avesse un che di negativo. Tuttavia, le strofe seguenti sono Teru Teru Bozu, porta appunto il sole, se domani sarà sereno, ti regalerò un campanellino d'oro. Poi sempre Teru Teru Bozu, eccetera. Se domani sarà bel tempo, berremo insieme della mazzakè. Dopodiché c'è una terza, che sarebbe una quarta, ma la prima è stata eliminata, strofa in cui dice Teru Teru Bozu, porta il sereno, se domani pioverà, ti taglierò la testa. Allora, quando è stato chiesto all'autore il perché di questo, cioè le prime due strofe sono, diciamo, positive per il monaco, no? Ti regalo un campanellino d'oro, berremo insieme del sakè. Ma poi dopo c'è questo cambiamento crudele. Cioè, si nota questa, non è in armonia con il resto, cioè puoi dire ti decapiterò. Quando è stato chiesto all'autore il perché, no, di questa scelta di mettere questa strofa finale, quando molte persone hanno pensato, dice, a questo punto cancelli questa che è, diciamo, abbastanza cruenta. E alla fine metti quella che era la prima, cioè se pioverà piangeremo guardando il cielo, e sarebbe stata già una canzone per bambini più, diciamo, accettabile. Tuttavia, l'autore della canzone giustifica il fatto di aver usato questa ultima strofa, che appunto si discosta completamente come mood dalle due precedenti, dicendo che per i bambini, dice, loro staccano le teste alle libellule, staccano le ali alle cicale, torturano le rane, qui senza che gli venga detto niente, quindi non vedo perché, no? Cioè, probabilmente non vedeva un problema ad avere questo tipo di strofa nella canzone. Nel 1923 la canzone l'edizione del 1921, che si chiamava La canzone di Teru Teru Bozu, prende il titolo solo di Teru Teru Bozu, togliendo la canzone, verrà poi cancellata anche questa terza strofa, ed è per questo che molti giapponesi sanno solo la prima, però rimane anche il retaggio di quella precedente, e quindi diciamo che nella maggior parte dei casi i bambini sanno solo la prima strofa, oppure fino alla seconda, però
Ad esempio, ho trovato un video del 1976 di un bambino giapponese che viveva a Roma, il quale ha portato, sapete che allo Zecchino d'Oro facevano venire anche i bimbi di altre nazionalità che cantavano la loro canzone, un pezzo in italiano e poi anche o tutta la canzone nella loro lingua e il coro poi dopo metteva le parole in italiano. E questo bambino canta tutte e tre le strofe, ma fate attenzione perché vi lascio il link in descrizione. Sentite come viene tradotto in italiano, tutta un'altra cosa. Il teruterubozu in antichità veniva realizzato con della carta, tipo la carta del giornale, la carta per scrivere, eccetera, oppure con la carta dei fazzoletti di carta, degli Scottex, la carta igienica, eccetera. Oppure ancora veniva utilizzato del tessuto bianco. Adesso usano i vari tipi di tessuto, eccetera. Tra le altre cose, non si dovrebbe dipingere all'inizio il viso, tipo nel video della canzoncina vedrete che chi ha illustrato l'anime, diciamo il cartone, la canzone, insomma, ha fatto i disegni, non è giapponese, infatti subito all'inizio gli pittura la bocca, il naso, gli occhi, ecco, non si dovrebbe fare, si fa solamente quando se il giorno dopo appunto non piove più, a quel punto si può disegnare il viso. Se invece continua a piovere, si taglia, si prende il pezzino e si taglia qui e poi probabilmente si butta via. Ad ogni modo, poi era usanza quando li facevano ancora di carta o di come in questo caso, questo è un fazzolettino di carta e qui nella testa c'è un altro fazzolettino di carta. Si dovevano mettere nel fiume o nel lago, però adesso chiaramente non si fa più, anche perché non si va a inquinare, insomma, e a sporcare, le acque. Ultima, notizia, esiste anche il Rute Rute Bozu. Questo non l'ho mai visto, ma vi lascio la foto ed è quando si vuole invece che piova e in questo caso il monaco verrà appeso così. Non ho altre notizie riguardo Rute Rute Bozu, però ho beccato questa foto su di un blog di una persona che diceva che la figlia non voleva andare a fare gli esercizi di canoa sul fiume. E quando si è alzato la mattina ha trovato tutte queste Rute Rute Bozu appiccicate fuori. Io spero che questo video sia stato di vostro interesse. Vi ricordo che il prossimo video della playlist sulle leggende urbane, eccetera, eccetera, sarà su di una, appunto, una leggenda metropolitana famosissima qui in Giappone, di cui abbiamo accennato in una live recente. Vediamo se qualcuno di voi immagina di cosa si tratti. Eventualmente lo potete scrivere nei commenti. Ad ogni modo, io ringraziandovi per la gentile attenzione, spero di vedervi nuovamente sul mio canale. Colgo l'occasione anche per ricordarvi che ci sono 5-6 playlist tutte di video in lingua italiana e su diversi argomenti se avete occasione date un'occhiata e spero troviate qualcosa di vostro interesse. Buona giornata a voi tutti, a presto, arrivederci.